Arriva il 25 aprile, dopo tutte le vicissitudini, che ne avrei parecchie da raccontare. Non sono stato io un partigiano. Sicuramente il mio animo era quello, ma non potevo perché L'età non te lo permetteva. ero troppo giovane, no? Se fosse stato un renitente alla leva, scappavo su per i monti, anche se ero figlio unico. Comunque abitavo qua vicino. Passa la guerra di liberazione, ci sono parecchi episodi, ne racconterò uno solo. Io ero un ragazzino, avevo finito le scuole elementari, eravamo in piena guerra, io parlo degli anni 40, eccetera. Mio padre era richiamato, mia madre campava come poteva a fare la vandaglia. Mio nonno era stato uno dei primi gelatai a portare i gelati in Canavese, quando si andavano a fare in piazza con la manovella, eh? E lì è un ricordo che non voglio dilungarmi. Ma in tempo di guerra non c'era più niente, non c'erano più prodotti, più niente. Mio padre era di mestiere selciatore, venne richiamato e dovette andare. E io e mia madre rimanevamo. Siccome ero un ragazzino, andai da uno zio a fare il panettiere. Allora un lavoro era duro, eh? C'era l'impastatrice, ma mancava la corrente, qualche volta si impastava tutto a mano, no? Era faticoso. Il pane era nero, era orribile. Il pane della tessera era orribile, era qualcosa di orribile. Io ricordo, voglio citare solo un ricordo. Il primo giorno che io feci, andai a fare il panettiere, avevo 13 anni, forse nemmeno compiuti, andai a lavorare. E mi alzavo presto al mattino, passavo in mezzo ai tedeschi e via dicendo, già c'era l'occupazione, ma prima ancora, quando c'era il pane della tessera, il primo giorno che io feci il panettiere, c'erano i sacchi della farina, erano di 100 kg, quintali. Portavano questi sacchi di farina, poi tutto era razionato, c'era la tessera dove staccavi il bollino giornaliero. Lo consegnavo al panettiere, lui ti dava il pane in base a quello che ti aspettava col bollino. Non potevi andare due volte, lo prendevi una volta solo al giorno. La tessera era di 160 grammi di pane. 160 grammi d'allora equivalgono adesso, equivalrebbero, a un panino così, non più grande di così, nero. Non c'era solo il grano turco dentro, ma c'era di tutto, paglia, ceci, riso, paglia del riso, c'era di tutto. Dicevano perfino polvere di marmo, ma io non lo so. C'era di tutto dentro questa farina, puzzolente e tutto. Il pane, lo so, lo si confezionava in questo modo. Il primo giorno che io ho fatto il panettiere, si andava a prendere un sacco due alla volta al consorzio la farina che veniva assegnata. La farina dal sacco dovetti toglierla, questa è una testimonianza personale, col martello e lo scalpello, perché era diventato un blocco di marmo. Perché? Aveva preso l'ebollizione, la fermentazione, perché erano diversi cereali, fave, fagioli, grano e tutto, avevano fermentato. Fermentando avevano creato anche, preso calore. Avevano sviluppato dei vermi, c'erano i vermi morti dentro. Attorno era gialla, perché la farina era gialla perché ci mettevano il grano turco assieme, era gialla. Poi c'era un alone che era verde, verde erba. E poi al centro era marrone, ma marrone scuro, con i vermi morti. Dovetti romperla col martello, poi prendere la famosa dama che usava mio padre per battere le pietre quando facevano il selciato, per sbriciolarla, passarla in un setaccio a grana molto grossa per sbriciolarlo e poi questa farina, cosiddetta farina, impastarla con l'acqua, solo acqua, senza lievito e senza sale, perché mancava l'una e mancava l'altra, poi non avrebbe lievitato comunque perché i germi erano morti, e confezionare il pane. Uno sfiloncino così era la razione giornaliera. Erano 160 grammi, puzzolenti, poi possiamo immaginare il gusto, no? Senza sale, non lievitato e nero. Questo
Quello è stato il primo impatto che io ho avuto da, facendo quel mestiere lì, che poi si è trascinato più o meno sempre su quella falsa riga, fra gli stenti, la fame che c'era e tutto. Questo è un periodo. Poi arriva, dopo tutte le vicissitudini che sono state parecchie, io ho visto catturare dei partigiani, prenderli a quel calcio di fucile, a colpi sulla schiena, farli obbligarli a cantare Giovinezza, c'era proprio fuoco, ma noi permettevamo di stare fuori anche d'estate, perché c'era i moschettieri delle Alpi, camice nera, e loro mangiavano pane bianco, si facevano confezionare il pane a volontà bianco. Noi no, io stesso che lo confezionavo non lo mangiavo. E prendevano moschettate questi poveri ragazzi che non ne potevano più, tanto per raccontare un episodio. Poi li misero prigionieri nella casa Littoria, trasformati in prigione. Uno di questi ragazzi che si liberò, saltando giù da una finestra, scalzo, senza scarpe, perché gli erano fatte tolte, con i calzoni tenuti così aderenti alla vita con una mano, lo incontrammo io e mia madre, mentre arrivavamo da una piccola proprietà che c'era figlio, dove si coltivava qualcosa per sfamarci, e lo incontrammo tutto affannato, non poteva nemmeno parlare. Sono scappato adesso dalle camicie nere lì, come si fa a raggiungere i partigiani? Io ho detto, guarda, lascia la strada del castello, spostati subito alla destra, dove vedi il bosco, e risali sempre il bosco, sempre, e vai sempre in salita, fin quando arrivi una località che dicono locanda, no? Lì troverai i partigiani, e così fece. E questo ragazzo, quando era stato catturato così, con le moschettate sulla schiena, no? C'erano i fascisti di Castellamonte, che io ricordo in nomi e cognomi, non li ho fatti nemmeno i miei scritti perché non voglio danneggiare gli eredi, che non ne possono niente. Questi ragazzi cantavano Giovinezza e non avevano nemmeno più fiato, e per le botte che prendevano. Quando arrivano sulla piazza, una che era gestore di una cartelleria e va a sposare, che aveva il fratello, che era un fascistone, eccetera, andò a sputarli in faccia a questi ragazzi e gli disse alle camicie nere, impiccateli qua i lampioni, una donna, impiccateli qua i lampioni. Fortunatamente non fu fatto. Quando poi scesero i partigiani a Castellamonte, non era ancora la liberazione totale, perché poi arrivarono ancora i tedeschi, scesero i partigiani a Castellamonte, questo qua che fu, come dire, andò in negozio, nella cartoleria, si ricorda di me. Quella lì tutta spaventata, no, io sono quello là che lei voleva che impiccassero lì in piazza. E loro le ha piantato due schiaffoni, poi li hanno caricate e portate in montagna, ma non li hanno ammazzate. Le facevano lavare i panni, li facevano cucinare, le facevano servire i partigiani. E poi li liberarono poi dopo. Cioè, e quindi Castellamonte il 25 aprile era ancora in... Poi finalmente arrivò il 25 aprile, partivano addirittura i camion di partigiani di qua che andavano giù a Torino. Torino, che era già liberata, perché Torino fu liberata in due modi, dalle SAP e dai partigiani. Le SAP erano i partigiani civili, quelli della città, erano gli operai, che furono quelli che salvarono le fabbriche. Perché molte fabbriche non è nato, no? E poi arrivarono i partigiani. Finalmente Torino era libera. Molti partigiani di Castellamonte andarono a Torino con i camion, no? Poi, però, non era finita la guerra per noi. Arrivò il 25 aprile, che passò così. Arrivò il 1 maggio, festa del lavoro, finalmente. Tutta Castellamonte imbandierata, bandiere rosse, bandiere tricolore, tutto zeppo, sul campanile, tutti i balconi, tutti gli stracci rossi erano stati tirati fuori, anche le camicie, qualsiasi cosa che fosse un simbolo.
Quando eravamo lì pronti per far festa, quel giorno lì non c'era il pane, davano la farina di Gran Turco il posto. Ero là che scaldavo il forno con un cucchiaino solo di legna, perché bisognava tenermi in temperatura. Viene su mia mamma, vieni subito a casa, scappiamo perché ci sono i tedeschi che arrivano. E infatti c'erano i tedeschi che arrivavano da Zegna. Per 3 giorni e 3 notti arrivarono e si concentrarono in Castellamonte. Adesso noi scappiamo in Feglia. In Feglia avevamo una camera che era la metà di questa, lì abbiamo dormito in 16 o 18, compreso gli sfollati, che gli abbiamo dato asilo, che erano vicino a noi. I tedeschi arrivarono a Castellamonte, occuparono gli alloggi che erano liberi, sfondarono le porte, da casa mia che abito lì non arrivarono, ma qua arrivarono, qui. Occuparono tutta la casa qua. In queste camere qua dove siamo noi adesso, misero il comando, uno dei comandi, e l'altro era per andare alla stazione, quella villa che c'è. Dunque, la mia testimonianza è questa, si accamparono qua i tedeschi per la resa, in punta della strada lì c'era la sentinella tedesca, 500 metri più avanti c'era la sentinella inglese, però erano loro i padroni. Ancora quel giorno lì che arrivarono a Castellamonte fecero le ultime vittime, uccisero il comandante di piazza che era tenente Morello, che lo ricorda la strada che va alla stazione, c'era un mio zio che era guardia comunale, che quando vollero che aprisse il comune, lui aprì il comune, volevano la cassaforte ma era vuota, no? E c'era una fascista, perché si parla solo sempre di tedeschi e ci si dimentica dei fascisti, eh? C'era le SS italiane, erano come i tedeschi, non erano meno. E diceva, questo qua è il capo, impiccatelo qua le piante qua davanti, quelle che ci sono nel giardinetto davanti a Palazzo Bottone, quando il comune era lì. E occuparono Castellamonte. Qua, come ho detto prima, ci fu il comando dei tedeschi. Per 3 giorni e 3 notti un falò lì davanti, dove adesso c'è la iuola, bruciò giorno e notte. Bruciarono tutte le divise, quelle buone, e vestirono solo le divise stragi che avevano. Poi versarono lì su quel falò burro, che noi non si conosceva nemmeno più cosa fosse, olio, cioccolata, quintali di zucchero, tutto. Pasta, tutti i generi alimentari che noi da prima della guerra si potevano solo sognare, e bruciavano tutto. Poi c'era un ceppo, mettevano lì le macchine fotografiche laica, pa, una mazzata e ne falò, binocoli, pa, una mazzata e ne falò, distrussero tutto, buttarono tutte le munizioni che avevano avanzato dentro i pozzi, sono i cullaini, che poi un vicino di casa andò a bonificare, poi tirare fuori questi proiettili, no, che c'erano rimasti. Comunque bruciarono tutto e si arresero, si può dire, nudi. Non avevano più niente, no? E noi con la fame in denti, eppure guai se avessi toccato qualcosa, ti sparavano senza nessuna esitazione. Dove lavoravo io, nel panificio, venivano a dormire lì. Un pagliericcio al fondo con le bombe a mano, le ballerine lì vicino, potevano anche scoppiare, no? E poi io ero un ragazzino, ma ero figlio di antifascisti da generazioni, avrebbe avuto voglia di buttarli in testa loro, no? Cosa potevi fare? Niente. La situazione fu quella, fino. E il nostro primo maggio non fu la liberazione, fu l'occupazione tedesca. Fummo liberati quando i tedeschi se ne andarono finalmente, no? E allora ci leccammo le ferite. Naturalmente qualcuno ne approfittò, perché qualcuno racimolò dei soldi, racimolò degli averi che i tedeschi avevano, perché la corruzione è sempre dilagata, no? Quando si dice ancora adesso, e mi fa rabbrividire qualcuno che, lamentandosi dei nostri tempi, lo sappiamo che siamo una nazione come tutto il mondo,
io non voglio giudicare nessuno. Una volta in Spagna trovai un meridionale che aveva cosa, mi dice, ma sei in pensione qua? E io dico sì, ma se sei in pensione perché non vieni qua? Che ci stai ancora a fare in quella Repubblica di Ladri? Forse non aveva tutti i torti, perché guardando gli scandali che abbiamo, no? Ma io rabbrividisco. Quando sento qualcuno, non dei giovani, perché i giovani sono incoscienti, ne sono reinsegnati, non lo sanno, e ti disegnano una svastica sul muro, credendo di fare chissà che cosa, dimenticando tutti i lutti, tutti gli omicidi. Ma rabbrividisco, quando sento qualcuno della mia età che dice si stava meglio quando c'era Mussolini. Ma c'era il più gran ladro che abbiamo avuto in Italia. Aveva i miliardi all'estero, ne aveva portati perfino in America, no? Ma cosa c'era da salvare quando eravamo in quelle condizioni? Tutti i gerarchi fatisti erano miliardari. Lasciamo perdere. Quindi Castellamonte quando fu letteralmente liberato? Via i tedeschi. Via i tedeschi, allora cominciò il respiro. Arrivò con la farina agli aiuti dell'Ungra, che era l'Ungra, la prima farina americana. Arrivò subito dopo. Che era il Manitoba, era farina che qua in Italia si conosceva solo per la confezione dei panettoni una volta, poi con l'autarchia non si conosceva più. Arrivò questa farina bianca, c'erano i sacchetti di parecchie libbre con sopra dipinto la bandiera americana e la scritta dono del popolo degli Stati Uniti al popolo italiano, merce non barattabile e non commerciabile. Purtroppo c'era chi a Castellamonte l'aveva ricevuta per distribuirla ai popoli, al popolo, e invece la vendete, non dico chi. Ecco, è successo. La storia si ripete. È vero che facevamo le camicie con... Dunque, io il primo giubbotto o camicia, chiamalo come vuoi, che ho avuto io e che me lo fece una sarta vicina di casa, era la tela di un paracadute, di quei paracadute che buttavano giù gli americani con qualche vivere e qualcosa per i partigiani. Non furono molto generosi in questo caso, però con questa tela di paracadute, tutta maculata, non era perfettamente bianca, e mi fece una camicia, era la prima camicia che io ebbi. Come poi arrivò la stoffa dell'Urra, sempre utile dell'Urra, e lì avrai un'avventura da raccontare, come si possono perdere i pantaloni durante la strada. E questo è un fatto che ho capitato a me. Avevo il tricicco di gelati, no? Stavo andando a Rivarolo, perché era la festa, c'era San Giacomo, c'era un po' di gelati, mia madre e mio padre erano su Sant'Anna di Boschi, che era Sant'Anna e San Giacomo coincidono, e io andavo giù, e tanto si andava a fare feste, e poi vedevo questi gelati. L'altriciclo aveva la ruota libera, e per frenare dovevo alzarmi in piedi, il freno, bisogna spingerlo indietro e non davanti. Persi l'equilibrio, per fortuna le strade non sgombre ancora. Quando arrivai lì dove c'è il cimitero di Zegna, uscì di strada e via di giro tutto, no? Nel prato che c'era lì, il prato della rimembranza, dove ci sono gli anni. Il pedale mi aveva strappato l'orlo dei calzoni, che era una stoffa dell'Ura. Era una stoffa che il filo della stoffa era grossa, sembrava una corda, no? Era proprio cascale, porcheria. Mi strappò l'orlo, girò attorno al pedale, poi quando finì di girare attorno al pedale, sentì il crr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 
io mi sollevai dal prato dove ero cascato, ma sollevai un calzone e ne avevo solo più uno, l'altro l'altra gamba era nuda. Ero rimasto nudo per la strada. Come si fa a perdere un paio di calzoni per la strada? L'ho anche scritto. Poi naturalmente ero con mio zio, conoscevo lì cena, era il primo albergo che c'era entrando in Monsegna, avevo un figlio più o meno della mia età, mi diesi un prestito, un paio di calzoni e allora andai a Rivarolo. Ecco come si fa a perdere i calzoni per la strada. Io.